Era da tantissimo tempo che volevo fare una classifica del genere. Cercherò di elencarvi tutti i boss delle creepypasta più inquietanti. E magari, chissà, riuscirò anche a farvene scoprire qualcuno che ancora non conoscevate. Questo nuovo mini format, però, ha bisogno del vostro supporto per continuare ad esistere. Se volete una seconda puntata, dobbiamo raggiungere almeno i 15.000 like. Quindi fatelo vedere ai vostri amici e commentate il video dicendomi qual è il vostro boss delle creepypasta preferito o quello che vi terrorizza di più. Così facendo avrete anche la possibilità di apparire in un prossimo episodio. Detto questo, direi di partire subito. Chissà se riuscirò a farvi venire un po' di paura. Numero 1, Clockwork. Natalie era una bimba di 9 anni che viveva in una situazione familiare abbastanza degradante. Il padre era violento nei suoi confronti e il fratello maggiore abusava spesso e volentieri di lei. In poco tempo, tutti nel paese e nella scuola della bambina vennero a sapere di questa brutta esperienza incestuosa. Di conseguenza, le compagne di classe della bimba cominciarono a deriderla, definendola persino una ragazza facile. Questo la portò ad odiare la sua vita. Presentava dei chiari sintomi di schizofrenia fin da piccola. Amava, per esempio, disegnare spesso e volentieri il sangue o scene di violenza, come persone accoltellate. Il tutto senza vederci nulla di strano. Dopo essere stata lasciata dal suo ragazzo all'età di 16 anni, presa dalla disperazione, si tagliò la bocca a mo' di Joker. Venne poi mandata in manicomio, dove i medici la fecero impazzire del tutto. Questo la portò a commettere un paio di omicidi nel istituto ed infine ad evadere. Poco dopo tornò a casa e sterminò tutti i membri della sua famiglia, vendicandosi dei torti subiti in adolescenza e in infanzia. Si sentì così finalmente realizzata. Dopo aver ucciso le sue vittime, si divertiva a pronunciare sempre una solita frase: il tuo tempo era scaduto. La creepypasta finisce con lei che si cava un occhio e ci infila al suo posto un quadrante di un orologio da taschino, autoproclamandosi con il nome di Clockwork. Numero 2, Herobrine. Forse non tutti sanno che il personaggio più inquietante di tutto Minecraft, ovvero Herobrine, nacque come una creepypasta, raccontata sul web da alcuni utenti. Herobrine è un'entità davvero misteriosa, per lo più terrificante per tutti i giocatori del noto videogame Sakubi. In Minecraft single player non esistono altri umani all'infuori di Steve. Potete quindi immaginare che l'apparizione di Herobrine, questo essere dalle sembianze umane, ma molto più spettrale, risultasse qualcosa di sconcertante per molti videogamers. L'essere non era aggressivo nei confronti di chi giocava, si limitava ad apparire nella nebbia e a fissarci con i suoi occhi senza vita. La leggenda volle che Herobrine altro non fu che il nickname del fratello defunto di Notch, il creatore di Minecraft. Tutto questo fa sembrare la vicenda come una vera e propria apparizione di un fantasma cibernetico. Cosa ancora più inquietante fu la dichiarazione pubblica dei programmatori della rimozione di Herobrine dal gioco, il che fa pensare che effettivamente qualcuno o qualcosa lo avesse inserito come personaggio non giocabile e casuale all'interno di Minecraft. Numero 3, Hyless Jack. Un racconto breve nato sul web sotto forma di creepypasta fece conoscere al mondo la presunta esistenza di Hyless Jack, un essere paranormale, enigmatico e terrificante. Viene descritto come un uomo o un ragazzo con indosso una felpa nera e una maschera blu, quest'ultima senza naso e bocca, ma con due fessure al posto degli occhi. Questa entità si aggirerebbe di notte alla ricerca forse di un corpo in cui vivere. Difatti Jack non fa altro che deturpare i poveri ragazzi, esportandoli addirittura gli organi interni. Nella prima vera e originale creepypasta che lo vede come protagonista, tenta di rimuovere un polmone dal corpo di un ragazzo addormentato, sfregiandoli persino il viso. Successivamente, poi, uccide ed esporta un rene al fratello del ragazzo sfregiato. Il perché Hyless Jack faccia tutto questo rimane ancora un'incognita, ma tanti rimangono gli elementi da analizzare che non hanno
hanno un apparente significato. Perché dai suoi occhi e dai corpi squartati delle vittime fuoriesce un liquido viscoso e nero simile al catrame? Perché compie le sue crudeltà sempre di notte? Forse sono proprio queste domande irrisolte ad aver fatto diventare Jack senza occhi così tanto popolare fra le creepypasta. Numero 4. Zalgo. Questo essere raccapricciante mi ha sempre affascinato ed inquietato allo stesso tempo. Ogni volta che vedevo una vignetta o un meme su Facebook dedicato a Zalgo, non potevo fare altro che rimanerne rapito e disgustato. Ma non furono solo le vignette a farmi rivoltare le budella. Chi si ricorda dello Zalgo Text? Quella serie di parole scritte in modo casuale e scoordinato che parevano senza senso. Beh, proprio senza senso non lo erano, dato che in mezzo a quella cozzaglia di lettere e simboli si nascondeva una frase che recitava in questo modo: He comes. In italiano, sta arrivando. Zalgo viene descritto come un abominio senza occhi e con sette bocche, e si dice fra le tante cose che prima o poi porterà la fine del mondo. La leggenda poi vuole che chiunque venga in contatto, anche seppur superficialmente, con questo essere venga irrimediabilmente corrotto, finendo con l'assumere forme e atteggiamenti sconcertanti. In poco tempo moltissime persone riferirono sul web di aver avuto ripercussioni psicologiche dopo la visione di alcuni meme di Zalgo e di aver avuto anche allucinazioni che vedevano lo Zalgo Text apparire nelle chat di Facebook senza un apparente motivo, per poi scomparire nel nulla pochi secondi dopo. A mio parere, questo demone satanico è uno dei boss delle creepypasta più inquietanti, misteriosi e meglio riusciti della storia. Numero 5. Jeff the Killer. Inutile raccontarvi la sua storia. Credo che ormai tutti gli amanti dell'horror e delle creepypasta conoscano la vicenda che vedono come protagonista Jeff e la sua trasformazione fisica e psicologica anche a causa dell'acido cadutogli in volto. Jeff è riuscito a entrare nei cuori di molti proprio perché riesce a toccare dei punti sensibili della maggior parte degli adolescenti: il bullismo, il non essere compresi dal mondo, il sentirsi soli. Tutto questo poi sfocerà nella vendetta personale di Jeff, nell'autolesionismo e nella pazzia. Un rilascio dei propri istinti per sentirsi vivi, per sentirsi meno inutili. Questo purtroppo accade spesso fra i giovanissimi. Non a caso molte ragazze adolescenti si provocano delle ferite sulle braccia, non perché sono emo, ma perché per l'appunto non trovano un senso alla propria vita, immerse nei problemi adolescenziali, cercando di riempire questo senso di vuoto con il dolore e la voglia di scomparire. Ecco perché Jeff rientra in questa classifica: un ragazzo sfortunato che subisce una trasformazione fisica e psicologica, dando un senso, seppur violento e disturbante, alla propria vita. Voi però non imitatelo e non fatevi del male. Se pensate che la vostra vita faccia schifo, cercate di avere pazienza. Arriverà sicuramente il giorno in cui finalmente vi sentirete davvero felici. Parola del vostro doc di fiducia. Benissimo, amici e amiche mie, vi ricordo di passare da tutti i miei social, di lasciare un super mi piace a questo video e di commentare sempre con il nostro personale hashtag Vox, ma anche Avox, Civox, Evox e quant'altro. Un mega salutone dal vostro dottor Vendetta di fiducia e ci vediamo come sempre al prossimo inquietante video.